Buongiorno, siamo qui con Gianluca Girardi, direttore commerciale di BNT Banca, nuovamente in presenza dopo diverso tempo e quindi riprendiamo i nostri face to face fisici e non più a distanza, anche se non li lasceremo. Intanto benvenuto ai Grazie, nostri grazie, studi. grazie dell'invito. Parliamo con te di chiaramente BNT Banca. BNT Banca che insomma 100% popolare di Sondrio, una banca che ha intenzione di portare avanti un prodotto ben preciso che è quello del quinto. Sì, BNT Banca, come dicevi, Banca Popolare di Sondrio, che è da 5 anni operativa sul mercato della cessione del quinto e che devo dire, anno dopo anno sta crescendo. Abbiamo chiuso un 2021 in maniera interessante, con un utile che ha superato i 2 milioni di euro e questo ha consolidato ulteriormente, ha rafforzato patrimonialmente BNT Banca, che oggi è certamente una delle realtà più patrimonializzate che c'è nel sistema in questo settore. Quindi banca da una parte con tutti i pro e i contro, nel senso che bisogna stare alle regole di una banca vigilata da Banca d'Italia e in qualche modo anche dalla BCE. BCE, essendo Sondrio vigilata da BCE, però dall'altro lato ci raccontavamo prima anche una solidità importante. Sì, noi abbiamo una grande opportunità. La grande opportunità è che BNT Banca è controllata dal gruppo Banca Popolare di Sondrio, una banca che ha affermato i propri livelli sia di solidità e di redditività anche nella trimestrale, che proprio ieri è stata esaminata dal Consiglio di amministrazione di Capogruppo e quindi siamo certamente molto contenti di poter far parte di questo gruppo e soprattutto di poter fare banca, perché la solidità e anche la liquidità di cui possiamo disporre grazie al funding di Capogruppo ci consente evidentemente di guardare avanti e di poter traguardare quelli che sono i nostri ambiziosi programmi di crescita. Hai parlato del 2021 con un'ottima annata, come il vino, eh? Siamo in Veneto, quindi ci sta. Un'ottima annata in cui è stato ripreso un marchio storico, Presti Nuova, e riavviato come, però non più diciamo erogatore, ma come agenzia direzionale del gruppo. Sì, questa è la nostra grande scommessa, è quello che io chiamo il nostro baby, no? Presti Nuova, agente in attività finanziaria al 100% controllato da BNT Banca. Un passo indietro solo per dire quelli che sono i nostri canali distributivi, la rete agenziale della Banca Popolare di Sondrio, le 481 fra agenzie e tesorerie che ci sono sul territorio, i nostri uffici amministrativi e commerciali BNT, che sono in Sicilia, in Calabria, in Campania e in Toscana, la nostra divisione online che sta crescendo in maniera tambureggiante, vorrei dire, e poi la nostra rete agenziale, gli accordi con i mediatori che oggi sono 8 e poi appunto il nostro baby, come dicevi tu, la Presti Nuova. Presti Nuova che è partita all'inizio dell'anno e oggi diciamo che alla fine del mese di giugno annovereremo già 15 collaboratori, li stiamo selezionando con molta attenzione, cercando di portare quello che è il nostro messaggio, il nostro solco, che è quello dell'etica, della trasparenza, del rispetto delle regole, del rispetto del cliente, per noi principi assolutamente inderogabili. Vi siete dati anche un piano di recruiting da qui ai prossimi anni, un piano, come dici tu, che cresce piano piano, ma in modo giusto. Sì, è il nostro modo di stare sul mercato, una crescita regolare e una crescita costante. E quindi da questo punto di vista abbiamo un obiettivo dichiarato
che è quello di riuscire a portare, a collaborare con noi in 3 anni 75-80 risorse, quindi con una crescita tra agenti e collaboratori. Tra agenti e collaboratori, prevalentemente collaboratori, ma abbiamo anche poi convenzionato anche un paio di agenti, e quindi non abbiamo di fatto preclusioni, e quindi noi continuiamo con il nostro processo di crescita che ci vedrà poi particolarmente attivi anche sui social a partire dalla settimana entrante. E vedrà anche l'ingresso di figure manageriali che hanno accettato anche la nostra sfida di poter come dire, sovraintendere a questo tipo di segmento. Una selezione abbastanza rigida la vostra, perché comunque chi entra nel progetto deve sposarlo al 100%, a pieno, però dall'altra parte la banca vuole anche essere vicina a questi collaboratori, diciamo a questa rete. Certamente, ti ringrazio per questa domanda, perché è una selezione accurata, quindi dobbiamo cercare di piacerci reciprocamente. E questo per noi è un argomento, è un tema centrale e fondamentale. Oggi si parla solo di cessione del quinto, tra qualche mese si parlerà di multiprodotto, quindi della possibilità che i nostri agenti e collaboratori avranno anche di distribuire prodotti di casa madre, quindi mutui casa, prestiti personali, conti correnti, carte di credito, in modo da poter dare un'offerta integrata ed ampliata nella disponibilità di collaboratori e agenti, perché comunque è una richiesta molto forte che viene dal mercato. La selezione è accurata, dicevo, non rigida, non severa, ma è bene sapere che chi viene a collaborare per Prestinuova è come se venisse a collaborare in banca, ancorché Prestinuova sia un agente. Certo. E quindi noi, come dicevo prima, per noi è importante che anche un collaboratore, sia esso junior o più senior, come dire, abbia questo tipo di ambizione e abbia questo tipo di vision, che per noi è estremamente importante. Il collaboratore, con tutti i prodotti che avrà a disposizione, sarà, se ha una sede, una sorta di filiale leggera, se no volante, se non ha una sede fisica, però insomma il concetto è quello di portare proprio il prodotto del capogruppo, della banca, oltre a quello di BNT, in gestione della rete. Sì, in buona sostanza la nostra rete di collaboratori la vediamo nelle zone, evidentemente, dove non sono presidiate dalle agenzie di Banca Popolare di Sondrio. E ci tengo a sottolineare, come ho più volte ribadito, che noi desideriamo coinvestire con un collaboratore. Se noi individuiamo un collaboratore che ha una progettualità, lo aiutiamo nell'individuazione di un ufficio, lo aiutiamo banalmente nel pagamento dell'affitto, nel recruiting, perché un collaboratore può avere anche altri collaboratori. Lo condividiamo delle campagne di geomarketing. Ecco, quindi cerchiamo di metterci al tavolo, individuare un progetto imprenditoriale, condividerlo, sposarlo e coinvestire in questo progetto, e questo ci sembra un approccio interessante, accanto ad un'offerta competitiva, e non dimentichiamolo mai, ad un processo estremamente efficiente di lavorazione delle pratiche. Una rete che abbiamo detto che non crescerà in maniera esponenziale, che sarà comunque sempre attenta alle sue figure, diciamo, arruolate, però parliamo anche di qualcuno, magari ci sta vedendo adesso e ha detto ok, magari mi può interessare, ma chi state cercando? Cioè qual è il target di figura che state cercando? Noi stiamo cercando dei profili senior che vogliano o gestire collaboratori, oppure diversamente non hanno questo tipo di idea e quindi possono singolarmente esercitare la propria attività. Accanto dei profili junior, il nostro progetto anche di una sorta di academy per i profili junior, che poi possono avere, ribadisco, anche così come tutti gli altri, anche
le possibilità di distribuire anche altri prodotti, è un progetto che ci sta molto a cuore e quindi non ti nascondo che poi abbiamo anche abbiamo fra gli collaboratori che sono attualmente nelle nostre fila anche qualche interessante giovane, e quindi questo ci fa ben sperare anche per la prospettiva di Prestinuova e ovviamente di BNT Banca. Un percorso un po' più faticoso, però con una prospettiva e una visibilità che è interessante. Accennavi prima che ci sono anche altri progetti di sviluppo recentissimi, l'online piuttosto che altri canali? La nostra divisione online devo dire che sta andando e sorprendendoci, e quindi abbiamo proprio dai primi giorni di maggio abbiamo inserito una nuova risorsa nel nostro ufficio di Napoli, colleghi che sanno trattare la cessione del quinto, abbiamo in programma nel giro di un paio di mesi un ulteriore inserimento, e quindi, come dire, la famiglia sta crescendo perché il business sta crescendo. Avete chiaramente una procedura a distanza che vi permette di lavorare la pratica online e a distanza successivamente. Esattamente, quindi abbiamo una procedura di gestione a distanza, di riconoscimento a distanza, ma anche qui la fa da padrone l'efficienza. L'efficienza è un requisito che sia nel processo del credito, ma anche nella gestione delle pratiche online che ci vengono poi, che vengono canalizzate sulla nostra struttura, le pratiche devono essere lavorate immediatamente, perché i lead evidentemente hanno un proprio valore nel momento in cui il processo di lavorazione è molto efficace e molto rapido, e quindi cerchiamo di rispettare questo principio, però insomma i numeri ci stanno dicendo che in questo momento stiamo lavorando nella giusta direzione. A proposito di attenzione, mi parlavi anche di attenzione non solo alla lavorazione della pratica, ma al cliente stesso. Non è il cliente solo una serie di documenti e una visura CRIF, ma insomma si cerca di analizzarlo e conoscerlo nella sua interezza, quasi in maniera consulenziale più che da mero analizzatore di documenti. Guarda, Banca Popolare di Sondrio è riconosciuta oggi per un rapporto preferenziale e di grande qualità nei confronti della propria clientela. Ecco, questo tipo di principio lo trasponiamo sia in BNT e anche in Prestinuova. Per noi l'attenzione, il rispetto del cliente, il rispetto delle regole, ecco, sono elementi imprescindibili, e quindi da questo punto di vista cerchiamo di avere tutte le attenzioni del caso, e talvolta sull'online magari non è così intuitivo, ma la competenza dei colleghi che oggi nel caso di specie sono nel team dell'online, ma anche di tutti gli altri degli uffici amministrativi e dei nostri specialisti di prodotto, fa sì che evidentemente oggi si riesca a consuntivare dei dati che nel primo quadrimestre segnano un più 35% rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno, e quindi questo ci fa dire che stiamo andando nella giusta direzione con le nostre logiche, con il nostro passo, però con decisione. Benissimo. E senza tornare indietro. Assolutamente. Allora, io ti ringrazio, è stato un piacere averti qui oggi, spero di riaverti magari a distanza di 6 mesi, un anno, per fare un po' il consuntivo di quanto ci siamo detti e verificare che effettivamente i risultati siano arrivati così come speriamo. Certo, ce lo auguriamo tutti, e quindi grazie di questa opportunità, e bene, allora ci diamo un virtuale appuntamento magari a un po' di mesi, e vediamo se il processo e lo sviluppo di BNT Banca continuerà come sta continuando. Grazie ancora, grazie a tutti e al prossimo Face to Face. Grazie.